Dal polo natatorio di Ostia la più cordiale buonasera, gentili telespettatori. La finale della nona edizione della Coppa Italia femminile di pallanuoto se la contenderanno il plebiscito Padova e l'equipe Orizzonte Catania. Una finale che in qualche modo richiama anche quella del campionato 2018, dove si impose la formazione patavina ai danni di quella catanese, che però nel frattempo è diventata campione d'Italia e ha vinto anche la Supercoppa europea. Buonasera da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Mostiglione con Franco Venditti in regia. Allora abbiamo modo di andare subito a vedere le due squadre che sono già schierate sul bordo vasca agli ordini del signor Raffaele Colombo e Massimo Calabrò, che dirigeranno la partita. Giudici arbitri Filippo Rotunno e Michele Ingannamorte, con il completo rosso, accappatoio rosso, il plebiscito Padova, mentre questo è l'Albo d'Oro. Non potrà difendere dunque il titolo la SIS Roma, che nel frattempo ha vinto la finalina per il bronzo, per il terzo posto, superando per 14-12 la sorprendente Calli Milano. E poi invece con la tuta bianca rosso-azzurra la squadra dell'Orizzonte Catania. Catania che si presenta senza il secondo portiere Aurora Condarelli, alla quale inviamo i nostri abbracci più affettuosi. Questa notte purtroppo è venuta a mancare la nonna e la ragazza è ripartita di corsa questa mattina per Catania e ovviamente con il cuore siamo con lei, forza Aurora. E Martina Miceli, proprio con Aurora Condorelli, in realtà portò a termine la sfida di campionato vinta per 10-9 in una partita in cui ci furono tantissime giocatrici espulse e Miceli fu costretta a inserire il secondo portiere come elemento di movimento per addirittura 4 minuti nel momento in cui la squadra era rimasta senza partite. Queste sono le immagini migliori della nostra regia, selezionate per le due semifinali. Francesco, una Calle Milano che ha fatto soffrire Padova forse più del previsto, più del dovuto, forse probabilmente dopo le prime tre la squadra di Leonardo Binchi può diventare la mina vagante del campionato italiano. Ma per quello che ha fatto vedere in queste due partite, giocando alla pari con Padova, Orizzonte e SIS Roma, che probabilmente sul roster hanno qualcosina in più della squadra proprio del tecnico toscano, e anche oggi, anche se Roma ha dovuto smaltire un po' il bollore di aver perso la semifinale di ieri ai rigori, comunque soltanto nella parte finale quella squadra di Capan ha avuto la meglio della Calle Milano. Orizzonte Catania che invece è arrivato a questa finale battendo la SIS Roma ai rigori dopo il 6-6 nei tempi regolamentari, una sequenza di rigori che addirittura sono volute 16 conclusioni dai 5 metri, 8 per parte, e ha pesato l'ultimo errore di Isabella Chiappini che ha dato il via libera all'Orizzonte Catania per disputare questa finale. Catania che disputa la sua quinta finale di Coppa Italia, ne ha vinte tre, cominciando nel 2012 e 2013 e poi l'ultima nel 2018, mentre per Padova è la terza finale. Nelle due precedenti occasioni ha battuto il Messina in entrambe le circostanze, 2015 e 2017. Come ricordava Fabrizio Napoli in settimana, una competizione che non riesce ad avere la stessa squadra vincitrice per due anni di seguito, anche quest'anno dunque per continua, seppur già con il trofeo alzato in passato, ma sarà un riappropriarsi in questa circostanza della Coppa Italia 2019-2020. Nel frattempo l'ultimo dato è il Rapallo che ha battuto la Florenzia per il quinto posto 10-9, Rapallo superato nei quarti proprio dalla Calli Milano, che ha avuto la meglio con un rush finale nel quarto tempo straordinario. Andando ad analizzare appunto le due partite di semifinale di ieri, l'equipe Orizzonte, pur non esprimendo una gran palla a nuoto, non ha giocato una sua miglior partita anche rispetto a quello che ha fatto vedere in Champions League proprio recentemente, però ha saputo soffrire, a stringere i denti e venire fuori pure con il pareggio arrivato a due secondi dal termine col tiro di Picozzi dalla posizione 2. Ha vinto forse due volte la partita proprio nei tempi regolamentari, prima del gol di Picozzi e poi ai rigori, dove stava in vantaggio nei primi 5 tiri, poi poteva uscirne perché la stessa Picozzi ha avuto il rigore della vittoria, quindi ha vinto forse due o anche tre volte all'interno della stessa semifinale. Il plebiscito Padova invece anche lei ha saputo tenere testa, o meglio saputo fronteggiare un avvio ottimo della Calle Milano,
primi due tempi conclusi sul 3-1, ma il terzo gol è maturato negli ultimi 30 secondi per poi maturare un po' come un diesel e riprendere un po' la partita e metterla nel binario giusto. Squadra solida, squadra che bene o male da anni è sulla cresta dell'onda, con lo stesso tecnico di Padova, Posterivo, che sta facendo un gran bene oramai da tanti anni a Padova. Calottina bianca per la squadra veneta, che attaccherà da sinistra verso destra nei vostri teleschermi. Inquadrate le due ex Rarinantes Imperia, Emmolo Gorlero, che oggi sono entrambe all'Orizzonte Catania. Sarà proprio la Mancina Etrea a cercare il primo pallone dalla parte opposta. E Chiara Ranalli a contenderle il primo sprint. Inquadratura per Martina Miceli. Soddisfazione per lei per lo scudetto conquistato lo scorso anno, ma anche per la Supercoppa, nella quale ha battuto il Sabadell per la qualificazione ai quarti di finale della Champions League femminile. Il pallone recuperato da Emmolo con la punta delle dita, ceduto a Marletta, ed è Garibotti ad impostare in cabina di regia questa prima azione offensiva per l'equipo Orizzonte. Via Cava, Marletta, ultimi innesti del sette rosa di Paolo Zizza, presente in tribuna al pari di Mino Grassi e di Fabio Conti. Pallone che gira sul perimetro, Emmolo in posizione 1, rilascia ancora la palla sulla parte più esterna, e la prima conclusione di Iacava con la deviazione di Teani. E devo dire, a proposito di portieri, tutte e sei gli estremi difensori impegnati in questo torneo hanno disputato una signora Final Six. Concordo con te. E mi permetto di sottolineare fra tutti l'esploit di Marzia Imperatrice. Tanto prima azione offensiva di Catania con un buon semicerchio, ma la zona M dopo un po' di pressing, stavolta però il fallo grave prolungato di Saradario al centro boa su Palmieri, prima occasione in 6 contro 5 per l'equipo Orizzonte. Sfugge palla per un attimo a Marletta, la recupera rapidamente Aiello, che è posizionata sul perimetro, gira palla Garibotti ancora per Aiello, Marletta rapido il movimento delle pallone nelle mani dell'Etenea, ma la conclusione di Acava è abbastanza prevedibile. Teani non ha difficoltà, tant'è che Martina Miceli non è affatto soddisfatta della conclusione finale dell'ex Rapallina e Bogliaschina. Avanza adesso Savioli, Ilaria Savioli, calottina numero 3, con la numero 2 abbiamo invece Martina Savioli, la gemella. Buon pallone per Cocchiere e c'è il penalty fischiato per Padova, il fallo di Viacava, che aveva perso per un attimo. Sì, sì. Quando recupera, però è qui il problema, è l'errore, e dell'esterno non può arrivare sul pressing con Viacava in anticipo sul centro, il pallone dal perimetro, non viene fatto il fallo da esterno da Arianna Garibotti, che infatti immediatamente alza il braccio e chiede scusa alla compagna. Ed è Elisa Quirola a incaricarsi del tiro contro Gorlero. Conclusione bloccata dall'estremo difensore dell'Orizzonte Catania e del Sette Rosa. Devo dire che anche Giulia Gorlero, al pari di Spanano nella lotteria dei rigori di ieri, sono state bravissime. Si è imposta la giocatrice dell'equipe. Garibotti dalla distanza, incrocio pieno, palla che rimbalza, recuperata da Sara Centanni. Resta il punteggio sullo 0-0 dopo il rigore parlato proprio da Gorlero alla compagna di nazionale Queirolo. Avanza Centanni, poi Savioli, conclusione centrale prevedibile anche in questo caso per il numero uno di Catania. Fase di studio evidente fra le due formazioni, si testano, come dire, i riflessi dei portieri ma anche la pressione delle mani addosso. Marletta, mentre c'è gran lotta fra le due numero 7, Palmieri Millo, l'arbitro Colombo decide per una subacquea del centro boa contrattenuta. Queirolo in posta, si allarga Centanni sulla destra, ma il pallone invece viaggia a sinistra per Savioli. Ancora Queirolo, si cerca il centro, c'è il fallo operato da Garibotti su Ranalli. Dunque prima opportunità per Padova di giocare l'uomo in più, la seconda della partita dopo quella avuta a disposizione da Catania. Centanni, Queirolo, Ranalli. Pallone che torna ancora a Centanni, la finta, ma c'è un controfallo in attacco da parte di Cocchiere, una trattenuta su Viacava determinante per vanificare questo
possesso pallo in superiorità. È un avvio molto contratto da parte delle due formazioni, ora c'è una controfuga in prima linea, la possibilità di poter servire dalla mano buona, non arriva il pallone. Normale quando la posta in palio è alta. Ora la conclusione, ancora un intervento da parte di Laura Teani, la seconda conclusione anche ben indirizzata, la andiamo a rivedere, scivolamento e poi l'angolo lungo su cui Teani interviene, il capitano Padavino, ancora 0-0. Duello questo fra Biacava e Teani in questi primi minuti con il portiere del Padova, medaglia d'argento a Rio, che ha deviato in entrambe le circostanze. Ancora Biacava, Marletta, pallone sull'esterno, Emmolo, Garibotti molto arretrata, prova una conclusione da distanza quasi impossibile sulla sirena dei 30 secondi, blocca Teani senza difficoltà. Ovviamente la zona M è dettata dal fatto di evitare che il pallone cada al centro su Palmieri, in pochi secondi di pressing poi è immediato il raddoppio, ovvero una giocatrice davanti al centro boa a fare da perno per evitare che il pallone cada a due metri. Ora il fallo, così come in precedenza di Palmieri, è fatta dall'altra centroboa, calottina numero 9 bianca, Agnese Cocchiere. C'è da dire che Miceli ha iniziato con il doppio centroboa, o quantomeno ha in acqua sia Aiello che Palmieri. Abbiamo visto Rosario Aiello giocare anche molto sul perimetro, adesso si è andata invece a posizionare all'altezza dei pali, conserva un ricordino della semifinale, un occhio nero guadagnato contro la Sisse Roma. C'è adesso ancora una trattenuta punita per Palmieri. Per ora direi che il metro di giudizio arbitrale non solo è uniforme, ma sta premiando le difese, in questo caso punendo appunto queste trattenute dell'attaccante ai due metri. Millo carica il destro, è sulla riga, il pallone che rimbalza deviato da Gorlero, blocca ottimamente. E per ora sono i due portieri a determinare lo 0-0 in questo avvio di gara non così vivace come forse ci saremmo aspettati, ma del resto tutte e due le formazioni arrivano da un tour de force notevole con l'impegno in Euroleague che ha promosso il Catania, non ha portato ai quarti il Padova, mentre adesso la girata di Aiello viene respinta da Teani abbastanza comodamente, poi recupera in seconda battuta il pallone, attenzione alla contro possibile controfuga. Millo, c'è libertà. Sì, ma c'è 3 contro 3 già in prima linea, già chiuso. Tanto comunque il doppio centro, vediamo la conclusione, arriva la seconda volta da Millo. Martina Miceli, sapendo della zona M, mette il secondo centroboa proprio per sfruttare situazioni come quella in precedenza, dove il pallone va a cadere proprio sulla centroboa aggiunta, che poi è di ruolo, che è Aiello, che tira di beduina ma in maniera centrale. Teani ancora a salvare la propria porta. Buon pallone per Palmieri che coglie il palo sulla sua beduina, ma c'era anche l'irregolarità del centroboa Etneo, capitano da questa stagione della squadra campione d'Italia in carica. Ed è proprio lei un pochino in ritardo sull'avanzata di Ilaria Savioli, che porta palla fino ai 6 metri, poi Cuirolo. Ranalli si è portata in affiancamento a Cocchiere come secondo centro, ma la difesa dell'Orizzonte Catania è chiusissima e dopo 6 minuti di gioco esatti il punteggio è ancora 0-0. Testimonianza di un equilibrio che regna non solo fra queste due squadre, ma io inserisco anche la Sisse Roma, che senza stranieri probabilmente sono 3 squadre equivalenti. Poi probabilmente con l'apporto delle canadesi Catania aggiunge un pizzico di qualità in più, perché ne ha 2 rispetto alla singola giocatrice Fournier della Sisse Roma. Fallo all'interno dei 6 metri, pure se Marletta batte da sola e può farlo ovviamente, ma qualora il fallo fosse stato compiuto al di fuori dei 6 metri, quindi irregolare la sua conclusione. Ora ancora una possibilità, vediamo. Gran recupero sia di Palmieri che di Aiello sulla portatrice di palla, tiro di Ilaria Savioli senza particolari affanni. Gorlero controlla questa conclusione dai 5 metri. Squadre che gli hanno dato veramente tanto in questi 6 minuti, tra qualche secondo di gioco, con la possibilità ora di distendersi per non qualche difficoltà adesso per l'Orizzonte, ma c'è il fallo prolungato al centro di Ilaria Savioli. Dunque seconda chance per Catania con l'uomo in più. Aiello per Marletta,
Emmolo e poi Garibotti, gira palla Aiello, finte ripetute, poi ancora Marletta, buon pallone per Palmieri, intervento di Millo a deviare la parabola. E c'è la deviazione che della consigliata volontaria, esatto, di Padova, ma è consigliata volontaria, quindi rimane in superiorità numerica. Andiamo a rivedere, eccolo qua il tocco che è provvidenziale, quello di Sara Centanni, che però ne restava per finire nelle mani di Palmieri. Ora ancora pochi secondi, ci sarà la parità numerica, eccola, cerca di guadagnare metri Emmolo, ma c'è il tiro di Garibotti sotto l'incrocio dei pali, il vantaggio di Catania 1-0, gol che ascriviamo in superiorità numerica proprio perché il lato sinistro della difesa padovana non era ancora scalato. Ma anche Teani probabilmente non si aspettava che andasse a concludere la Garibotti, che ha guardato più verso la propria destra, ovvero il possibile pallone per Emmolo, che invece era chiusa dalla giocatrice espulsa, che era rientrata ovviamente in vasca. Quindi sfrutta questo momento di disattenzione per realizzare il primo gol, certamente in superiorità, perché non si era ancora tornati nella parità perfetta all'interno del rettangolo. Dunque dopo 7 minuti e mezzo si sblocca la partita con il vantaggio di Catania grazie alla rete di Arianna Garibotti. Fra l'altro per lei è vicino il titolo anche di capocannoniere di questa manifestazione, questo è il suo 19° gol, poi vi daremo nel dettaglio le altre posizioni. C'è la superiorità adesso guadagnata da Padova da parte di Martina Gottardo, finisce nel pozzetto Ioanni, scambiano Cassone e Queirolo, conclusione del numero 5 Padavina sulla traversa e termina la prima frazione di gioco con il punteggio di un gol di vantaggio per l'equipo Orizzonte Catania, la deviazione decisiva di Arianna Garibotti sul tiro di Queirolo, palla che termina sulla traversa e possiamo andare al rimbalzo di linea, direi prima Posterivo, Padova e poi Martina Miceli. E facciamo, possiamo andare, ragazzi, ma siamo pari. Andiamoci, ma dobbiamo essere sveglie. Sulla chiusura dei contropiedi invece stiamo bene, se il centro, il marcatore sta andando davanti come hanno fatto bene tutte quante, ma dobbiamo andare sulle diagonali, no? Che poi la palla va dall'altra parte e entra, ok? Come quando abbiamo preso il rigore. Devi ragionare, gioia mia, quella palla a Valerio, una palla di merda. No, non è che mi interessa che hai sbagliato, puoi fare 1000 errori. Il problema è che devi ragionare, perché c'è uno e due soli. Non hanno fatto niente. No, ma c'è solo Arianna pure. Tutte. Allora. Ok, però guarda. Claudia, sei grande ormai, devi ragionare. No, ma ce la fai anche senza aiuto. Non c'è bisogno dell'aiuto, ragiona tu, ok? Ragiona tu. Ora al prossimo uomo in più facciamo 5. Claudia, ma prendi questa palla con tranquillità, tiri. Forza! Ok, facciamo 5. Facciamo 5 con l'uscita del palo. C'ho questo. Ok? Avete capito? Facciamo. Io mi sposto. Gli arbitri richiamano le due formazioni, avete ascoltato Stefano Posterivo e Martina Miceli in questo intervallo fra primo e secondo tempo. Dunque un solo gol realizzato da Arianna Garibotti dopo 7 minuti e mezzo per il vantaggio dell'equipe Orizzonte. Queirolo invece dopo 1 minuto e mezzo si è fatta parare il rigore da Giulia Gorlero, la prima opportunità di passare in vantaggio dunque per Padova, mentre in superiorità 0-2 Padova, 1-2 Catania, tutto pronto per lo sprint della seconda frazione di gioco. Savioli contro Marletta per questo primo pallone della seconda frazione. Martina Savioli sembra essere in vantaggio su Marletta e che spinge in realtà il pallone proprio dalla parte opposta, dunque può cominciare Padova in attacco con Queirolo, poi Ranalli e in acqua anche Carlotta Meggiato, Calottina numero 11 insieme a Casson.
conclusione sotto l'incrocio dei pali di Ranalli, improvvisa, che sorprende Gorlero, salvata un po' dal montante, dal riflesso, una volta che il pallone cade sulla riga. Garibotti, Aiello, posizione ancora larga per colei che non solitamente gioca ai due metri. In acqua anche Riccioli. Garibotti scambia ripetutamente con Riccioli, impossibile servire Palmieri, allora Riccioli resta con il pallone in mano e qui c'è un botta sul volto di Ranalli su Riccioli, considerata probabilmente involontaria e quindi espulsione temporanea, della quale approfitta subito l'equipe Orizzonte per andare al bersaglio con Claudia Marletta. Grande momento per la giocatrice catanese numero 8, 2-0 per Catania. Un pizzico, diciamo, di mestiere per Valeria Palmieri, che ha trattenuto leggermente, poi lasciandola andare la giocatrice patavina dall'esterno, dando un tempo in più di gioco all'esterno per poter servire Marletta il suo diagonale. Una giocatrice che sta ponendo in essere un bel crescendo rossiniano, sia nel proprio club, partendo dalla finale scudetto la Sisto Roma alla piscina della Playa di maggio scorso, arrivando poi in nazionale nell'ultima sfida con l'Olanda da assoluta protagonista. E credo che creerà non pochi dubbi a Paolo Zizza nelle scelte delle prossime partite. Europeo alle porte da Budapest, 12 gennaio si comincia con le dirette di Rai Sport, e poi l'eventuale torneo preolimpico se il Sette Rosa non dovesse guadagnare il pass olimpico a Budapest, e quindi speriamo di ritrovare la squadra azzurra a Tokyo 2020, dove invece è già qualificato il Sette Bello. Tanto è Millo a portare avanti l'iniziativa per la formazione del plebiscito. Occhio semichiuso per Rosaria Aiello, che controlla con l'altra pupilla cosa accade, mentre il tiro di Meggiato è alto. Squadre che hanno speso anche tanto, non solo nell'Euroleague ma anche nella semifinale di ieri. Il Padova probabilmente più di quel che immaginava contro un coriaceo Cal Milano, e ovviamente fino ai rigori Padova, che adesso, Catania, che adesso gioca per la quarta volta con l'uomo in più. Aiello, Marletta, Riccioli, Garibotti, palla sporca, Aiello, il tiro è alto da parte della calottina numero 5, 2 su 4 con l'uomo in più per l'equipe Orizzonte. Mantiene il 50%, anche qui una buona preparazione, forse perde un attimo il tempo di gioco e la velocità nella parte finale con Aiello che è mal posizionata con il corpo, ora controfuga con Casson. Fallo di Marletta che va a schiaffeggiare, seppur anche lei involontariamente, il paraorecchi di Centanni, sì. E dunque superiorità per Padova. Ranalli, due finte, poi il tiro, traversa, recupera ancora Padova che fa altri 20 secondi di possesso. Quirolo, Ranalli ancora, conclusione, questa volta è Palmieri a sporcare il tiro, ma c'è nuovamente l'azione in gioco per Padova, ma sbaglia clamorosamente Martina Savioli la parabola di questo tiro. Gli sfugge il pallone dalle mani a Martina, già qui con la conclusione iniziale di fanno giocare ancora il Padova in attacco, sì, perché c'è nella ripartenza c'è stato un fallo in attacco per l'equipe Orizzonte, quindi la palla torna in mano Patavina, che ha problemi sicuramente con la superiorità numerica, 0 su 3. Meggiato, la palla finisce in porta, ma era stato fischiato un fallo a Gottardo sui due metri nei confronti di Johan, dunque seppur deviata e in fondo al sacco, gol non convalidato. Ma anche perché era avvenuto anche prima della conclusione, ora le aumentano un po' i contatti, tutto per far finire le spese, a fare le spese è Meggiato, ora spazio per Garibotti che apre sulla sinistra. Johan, ancora Garibotti, via Cava, Ioannu perde per un attimo il controllo del pallone, prova ad approfittarne Centanni, duello tutto napoletano, via Cava, pallone girato da Aiello in porta ed è il terzo gol, tutte e tre
in superiorità numerica per l'equipe Orizzonte, che sfrutta al meglio questo fondamentale per creare un corposo break contro il plebiscito. Pur perdendo il pallone nel palleggio, non sempre ottimale, devo dire, da una parte e dall'altra, forse problemi legati appunto al pallone stesso. In ogni caso si riesce a trovare il palo libero con Rosario Aiello, servita da Via Cava, che va a indirizzare nel lato lungo, nel palo lungo, ancora con Palmieri, brava nel trattenere quel tanto che basta, sempre ai limiti proprio del regolamento, il centrale difensivo che nella circostanza era Gottardo. È il terzo confronto stagionale in Coppa Italia nel girone preliminare, vittoria 4-3 per Padova, in campionato invece 10-9 per Catania. Entrambe le gare si sono disputate in Veneto e questa è la partita che invece ha il maggior peso, almeno sin qui, perché ovviamente mette in palio la Coppa Italia 2020. Garibotti, fallo su di lei da parte di Savioli, è un fallo semplice. Marletta va in pressione adesso il plebiscito con Cocchiere, che sospinge Marletta fino a metà vasca. Subacquea punita per Aiello, pallone recuperato dalla marcatrice Sara Dario. E adesso un gran traffico e viene punita Via Cava, impeding su Queirolo, e dunque superiorità per Padova, la quarta. Centanni, Queirolo, pallone nell'angolo per Savioli, apertura lunga, deve recuperare palla Sara Centanni, secondi preziosi per la difesa rosso-azzurra. Centanni, pallone girato per lo schiaffo volante di Cocchiere, ma esce fuori un tiro debole. 0-4 già ieri il plebiscito Padova aveva mostrato una difficoltà estrema, addirittura era 1-8 a fine secondo tempo, poi è diventato 4-14. Primo gol fatto appunto dopo la quinta occasione, ora fallo in ripartenza, questa volta in casa Patavina. Comunque nella superiorità numerica, con il nuovo regolamento dei 20 secondi, sbagli un passaggio, non tiri più, devi buttar via il pallone. Ioannu, Marletta, larghissimo l'Orizzonte Catania, cerca di trovare il varco giusto, ma c'è anche la pressione di Padova in questa circostanza. Dario in vantaggio su Palmieri, la lascia lì nella ripartenza, nuota con il pallone in mano Sara Dario, è un 4 contro 3, anzi, perché c'è una coppia in ritardo. Dario, conclusione deviata e poi il palo salva Gorlero, fallo poi su Garibotti. E con la possibilità del 5 contro 4 si passa invece ad ora addirittura ad un 5 contro 2 in prima linea. Aiello si allarga per ricevere Ioannu, la pallone al lato opposto per Emmolo, la diagonale con deviazione di Teani, ma invece pare che l'acqua abbia rimbalzato solo sulla, il pallone abbia rimbalzato solo sull'acqua, quindi è uscito e quindi sul fondo. Da un 4 contro 2 ora c'è un 3 contro 2 in prima linea, giustamente da una parte e dall'altra. Centanni, Cocchiere e Dario per questo pallone, Sara Dario va a concludere con una bella diagonale il primo gol di Padova, che arriva quasi alla fine del secondo tempo, 1:47 al termine della seconda frazione, punteggio Padova 1 Catania 3. Incredibile come l'abbia sbagliato l'equipe Orizzonte, il quarto gol nitido con una controfuga incredibile, tante giocatrici libere. Giustamente Aiello serve la compagna Emmolo dalla sua mattonella, dalla posizione 1, si divora un gol già fatto e nel capovolgimento di fronte, essendoci la, ovviamente la superiorità numerica in fase di, appunto, di contrattacco, si crea dalla parte opposta con il gol di Dario, il primo di Padova, che accorcia le distanze. Emmolo dal possibile 4-0 al 3-1, mentre adesso viene mandata nel pozzetto proprio Sara Dario, e sesta occasione con l'uomo in più per Catania. Emmolo, apertura per Aiello, si fa vedere Ioannu ai due metri e sta dando respiro proprio alla compagna in quella zona dell'area di rigore. C'è invece un controfallo fischiato dall'arbitro Colombo che vanifica l'attacco etneo.
fallo di Palmieri. Cent'anni. Arriva a supporto Savioli. Ancora Cent'anni. Ranalli. E ora l'Orizzonte a mettersi in zona M. Casson, lasciano spazio per andare al tiro e qui è Gorlero che deve fare gli straordinari, perché in realtà Marletta si era un po' persa la marcatura stringendosi ad M e lasciando un corridoio libero alla giovane Alessia Casson, che ieri è stata grande protagonista nella semifinale contro Milano. Marletta. Ioannu, fallo in attacco ancora credo per Palmieri. Savioli. Ranalli, può avanzare, leggera superiorità per Padova. Adesso Palmieri ha recuperato. Casson, il tiro immediato e la rete di Sara Cent'anni, che in pratica non assorbe il pallone ma va subito alla conclusione in diagonale, accorcia e torna in scia. Padova 3-2 con Sara Cent'anni, e in pratica in un minuto e mezzo ha quasi ridotto l'intero svantaggio la formazione di Stefano Posterivo. E guardate il fiume in piena di Martina Miceli, che ha dato indicazione alle proprie giocatrici soprattutto per questo piccolo passaggio a vuoto dove voleva maggiore copertura e forse più una zona magari pressing, quindi più di un dinamismo esterno nell'andare a salire sulle giocatrici. L'attimo di ritardo con la rete della napoletana Cent'anni, che ora rimette in partita Padova. Da Marletta D'Aiello, la sua girata trova pronta e preparata Teani e termina così la seconda frazione di gioco con il punteggio di 2-2, ma il totale dice plebiscito Padova 2, equipe Orizzonte 3. Noi ci fermiamo per qualche istante, linea alla regia di Roma. Ben ritrovati gentili telespettatori dopo gli highlights che Franco Venditti ci ha riproposto di questi primi due tempi. Punteggio che vede in vantaggio Catania per 3-2 su Padova, ma era 3-0 fino a due minuti dalla sirena dell'intervallo. Il ritorno di Padova con Dario e Cent'anni che hanno accorciato le distanze. È riuscita a trovare Padova delle conclusioni vincenti, una in controfuga e l'altra dal perimetro, cosa che non aveva costruito diciamo nei primi tempi e mezzi, ma voi anche per ottimi
per ottimi interventi da parte del portiere del Sette Rosa Giulia Gorlero, e dove Padova ha cercato, diciamo, di tenere con la zona M, l'equipe Orizzonte è sembrata aver, diciamo, in mano la partita almeno per quasi due tempi. Poi questi ultimi due minuti, ultimi minuti e mezzo, che hanno dato una grande linfa vitale per l'economia del match a Padova. Due squadre che stanno giocando in maniera molto similare, pressing, e entrambi rientrano appunto quasi sempre in zona M, proprio per cercare di evitare che il centro boa possano essere servite. Il gol segnato da Centanni nel 3-2 aveva fatto particolarmente male, o piacere secondo i punti di vista, a Martina Miceli, che è una grande estimatrice della giocatrice napoletana voluta fortemente per l'Università di Napoli. Il sorriso appunto dell'Università di Sara Centanni con l'argento conquistato dall'Italia universitaria. Ioanno, intanto lo sprint vinto dall'equipe Orizzonte con la giocatrice che porta avanti palla, la cede a Garibotti, si allargano Emmolo e Palmieri sul perimetro, controllata da Meggiato. Palmieri ha difficoltà ad arrivare nella posizione consueta di centroboa. Garibotti, apertura su Aiello, che oggi gioca molto più sul perimetro, mentre intanto viene punita proprio Meggiato per l'attività irregolare di marcatura su Palmieri, sulla quale adesso si porta Cottardo. Superiorità numerica per Catania. Emmolo, le finte di Aiello, poi Marletta, Garibotti, ancora Marletta, finta ripetuta, palla deviata sulla traversa, torna in possesso palla di Garibotti, altri 20 secondi con Aiello che serve Emmolo, gira palla alla squadra catanese e il servizio no look di Marletta per Ioannu è perfetto. 4-2 ancora con l'uomo in più, il gol di Catania, il quarto su sette opportunità. Completa, lasciata completamente libera nell'andare a scalare, sono andate tutte le giocatrici patavine sul perimetro, lasciando sui due metri, libera di poter essere servita Parolina Ioannu, fredda nel servire, nell'assorbire il pallone, girarsi e trovare l'angolino imprendibile per Laura Teani. Savioli per Queirolo. Padova costretto a rincorrere dopo aver chiuso la seconda frazione a meno uno. Fallo in attacco adesso fischiato dall'arbitro Calabro all'indirizzo di Savioli, credo, o di Gottardo anzi, mentre adesso Aiello in possesso palla e si oppone Centanni. Emmolo, Ioannu in cabina di regia, bisticciano un po' Savioli e Palmieri, pressione altissima di Padova addirittura all'altezza dei 6 metri e viene punita proprio Ilaria Savioli per la sua marcatura giudicata eccessiva dall'arbitro Colombo. Superiorità numerica ancora per Catania. Riccioli, Emmolo, doppia mancina per la formazione delle equipe. Marletta, una prima finta, la seconda, guarda lo specchio della porta, poi cede palla lontano, Emmolo, il tiro deviato termina sul fondo, deviazione di Queirolo. Doppio mancino con l'apertura proprio per Riccioli e Emmolo che va a concludere, ma trova la bella diagonale difensiva del centrale Isagherolo. Ora la superiorità numerica arriva anche in casa patavina dopo due occasioni dell'Orizzonte, una andata a bersaglio e una no. Quinta opportunità e Padova è ancora ferma a zero realizzazioni con l'uomo in più. Queirolo, Ranalli, Millo, il tiro in diagonale e qui è una deviazione di Marletta nella propria porta che porta al gol patavino, alla prima superiorità concretizzata, 3-4, classico autogol questo. Anche infatti, se non esiste. Guardate come scuote il capo Marletta, forse il braccio dietro alla posizione del corpo, quello che non vuole ogni tecnico, che invece chiede che quando si mette il braccio per cercare di deviare deve essere sempre visibile al proprio visus e quindi al proprio occhio, invece era leggermente indietro e quindi non riesce a deviarlo in avanti, ma continua la traiettoria facendola cambiare la stessa e quindi diventa imprendibile per Giulia Gorlero. Padova, che dopo aver sofferto l'inizio un po' in questi minuti, trova nuovamente il gol del meno uno e ritorna così come era, si era conclusa la seconda frazione. Ioannu va a Cocchiere a farle sentire un po' di mani addosso, poi Garibotti per Marletta,
Ancora la pressione di Padova, sempre Cocchiere su Ioannu. Fallo semplice, Garibotti, il passaggio non è dei più precisi, va a sua volta Millo a disturbare la numero 3 di Catania. Perde palla Iello, un pochino lunga, quella indirizzata verso il centroboa, ed è Centani ad averle sfilato il pallone dalle mani, adesso a condurre l'iniziativa per il plebiscito. Arriva nella zona dei 5 metri, va a chiudere tamponandola lateralmente Marletta. Palla indietro, Queirolo. Da Ranalli al centro a Ioannu e c'è il rigore fischiato dall'arbitro Calabro per il fallo di Ioannu su Cocchiere. La stessa azione che ha portato al primo rigore, quello sbagliato da Queirolo, pallone in posizione 4, sinistra dello schieramento d'attacco dove non c'è il fallo semplice, con il centro che lavora in anticipo, se ti cade il pallone 90 su 100 si va a trovare il centroboa rivolto verso la porta avversaria. Qui col nuovo regolamento basta il minimo tocco per consentire all'arbitro di chiamare il rigore, rigore che è solare in questo caso. Cambia il tiratore posterivo, chiama Ranalli alla conclusione dai 5 metri. Sono loro in campionato che si dividono un po' le conclusioni dai 5 metri, Queirolo e Ranalli. Adesso tocca alla Pescarese incaricarsi di questa conclusione. E palla che finisce sul palo e poi in fondo al sacco, pareggio di Padova che dunque porta a termine una lunga rimonta in quasi a metà del terzo tempo. Dopo 19 minuti di gioco il punteggio torna in equilibrio, 4 pari. Tirato bene con anche, come dire, con personalità, intuisce Gorlero, non riesce ad arrivare però sulla conclusione molto angolata di Ranalli che pareggia i conti. Ranalli e Cocchiere al pari di Ioannu e Centani, anche loro presenti all'Universiade di Napoli con l'argento al collo. Marletta per Ioannu, il tiro da distanza, ribatte Teani, recupera Cocchiere. Queirolo, pallone in mano, alza lo sguardo, non c'è compagno da servire, allora parte di gran carriera velocissima fino alla zona dei 6 metri, alza di nuovo lo sguardo, chiusa da Marletta nella possibilità di andare oltre, mentre Centani e Cocchiere devono divincolarsi dalle prese delle catanesi. Meggiato, una finta, due, il tiro che termina sul fondo e abbatte un tabellone pubblicitario, ma è rimasta un pochino indecisa sul da farsi perché le compagne erano tutte coperte. Perché sulla zona M devi avere la sicurezza che le tue compagne stiano chiudendo con la controfuga, per quello l'incertezza è stata proprio quella. Quando ha visto che la posizione 2 e 4 erano in copertura, allora è andata a concludere. Aiello, Ioannu, Marletta, pallone per Rosario Aiello, leggermente lungo ma pulisce Cocchiere in fase difensiva. È pronta Laura Teani al rilancio. Pallone nessuna ancora in mano. Gira. Sì. Le ali di solito devono andare a prendersi questo pallone. Non riesce quindi Padova ad affondare una possibile controfugola. Centani. E Gorlero in elevazione va a deviare questa parabola insidiosa perché non era potente ma era diretta sotto l'angolino. Quasi un mezzo pallonetto. In due tempi Giulia Gorlero, Emmolo avanza invece per l'equipe orizzonte, il fallo in attacco di Marletta su Queirolo e dunque capovolgimento con Ranalli che imbecca proprio Queirolo in fuga. Va a chiudere Ioannu, Queirolo, Ranalli, le finte ripetute, ribatte Gorlero e poi c'è il fallo da rigore ancora su Centani, ancora di Ioannu. E termina qui la partita di Carolina Ioannu, credo con 3 falli da rigore in questo match. Ancora un penalty che deriva dal fallo in attacco di Marletta, quindi la cattiva gestione, un cattivo controllo dell'attacco ti porta un ribaltamento di fronte dove sei in affanno, anche se c'è un pizzico di fortuna, ma la conclusione era lineare, quella di Ranalli, su cui l'intervento di Gorlero, la palla cade nella zona di Centani che viene caricata da dietro da Ioannu, rigore ancora affidato nelle mani di Ranalli.
Chiara Ranalli e spiazza nuovamente Cornero, e dunque dai 5 metri la sua doppietta per il sorpasso di Padova, il primo vantaggio veneto in questa finale. E qui abbiamo rivisto ancora il fallo da rigore di Ioannu e la realizzazione vincente di Chiara Ranalli. Ranalli molto fredda, e soprattutto nell'andare a verificare dove Cornero andasse a scegliere l'angolo destro o sinistro per poi chiudere nell'angolino basso, così va tirato il rigore, non decidendo anticipatamente l'angolo di tiro. Un parziale di 3-0 per Padova, dal 2-4 al 5-4, adesso ovviamente inerzia psicologica che cambia completamente nella partita. C'è il fallo di Gottardo, la superiorità numerica per Catania, che deve recuperare a questo punto e rincorrere le patavine. Garibotti, pallone ad Aiello, Marletta, ancora Garibotti, Aiello il tiro e si salva forse dentro la porta, sì, è entrato il pallone di Rosario Aiello secondo l'indicazione del giudice di sedia e anche dell'arbitro Colombo. Quindi è 5 pari. Andiamo a rivedere. Non è questa certo l'inquadratura che potrà aiutarci, però assolutamente la sensazione. Sia Colombo era ben posizionato sul metro, e c'è anche il giudice di sedia. Ovviamente è il direttore di gara che va a decidere. Questa è l'inquadratura di porta. Non possiamo apprezzare quanto il pallone sia entrato, però c'è stata appunto grande determinazione da parte del fischietto internazionale nell'accordare il gol in superiorità numerica a Rosario Aiello. 5 pari dunque in superiorità numerica, 5 su 9 per Catania contro l'1 su 5 di Padova. Come vedete il nostro Maurizio Quaresima partecipa con l'inserimento delle superiorità in grafica, e Ranalli adesso gestisce questo pallone offensivo di Padova. Casson, Ranalli, dalla distanza la conclusione centrale, aveva probabilmente battezzato l'angolo sinistro di Gornero, poi invece esce fuori un tiro nel corridoio lasciato libero proprio dalla difesa etnea. Urlateani alla propria, al proprio reparto arretrato di sistemarsi nella maniera migliore. Un 4-2. Aiello via cava la beduina centrale. E questa è un'altra soluzione offensiva che ha l'equipe Orizzonte nell'andare con il sempre il doppio centro, ma non con un centro diciamo di ruolo, ma con un centro diciamo improvvisato. Ma Giulia Viacava ha nelle proprie corde l'area a due metri, ora si distende con la conclusione di Casson che ripete l'esatta conclusione vincente di ieri contro la Calle Milano. Trova il corridoio giusto su quella diagonale dal lato cattivo. Alessia Casson, classe 97. Quanto è cresciuta questa ragazza? 6 e 5 per Padova. Trova nella ripartenza, quando ti poni con due centroboa sulla linea di due metri, e parlo ovviamente dell'attacco dell'equipe Orizzonte, e 9 su 10 ti parte una ripartenza, una controfuga. Questa volta portata bene fino a due metri, creano lo spazio spostandosi leggermente a sinistra, con Cassona che ha la possibilità quindi di aprirsi, di prendere una maggiore angolazione di porta e trovare il diagonale vincente. Gol realizzato ad un minuto dall'ultimo intervallo. Viacava adesso per Marletta, si distende l'orizzonte Catania, c'è ancora un fallo grave della difesa patavina nel pozzetto, proprio lei Alessia Casson, decima opportunità con l'uomo in più per Catania. Time out scelto in questo momento da Martina Miceli, un minuto di tempo per lei per scegliere, decifrare lo schema. Andiamo a ascoltare proprio Martina Miceli. Il fallo 5 solo, eh? Allora mi devi ascoltare, ora sei importantissima, ti facciamo 4, ma devi capire, se non viene nessuno ritorni a 2 metri, ritorni a 2 metri, la palla di là, oh mi devi ascoltare, se non viene nessuno ritorni a 2 metri, ci rispostiamo e facciamo 3 per dare la palla a Giulia Viacava.
per il palo, al palo 5. Se non viene nessuno, se sono tanto chiusi, ci ributtiamo dentro e diventa 3. Ce la fate a fare questo e poi questo? Facciamo 4. Facciamo 4. Se non viene, se stanno tanto chiusi, lei ci ributta dentro, vi nuotate proprio e facciamo subito 3. Ok? Se no è normale, Schema dettato da Martina De Miceli, non subito recepito dalle sue ragazze, la trans agonistica a volte un po' annebbia le idee e la capacità di recepire, e quindi il battito cardiaco che deve un po' abbassarsi prima di recepire le elevate informazioni. Comunque la doppia rotazione da una parte e dall'altra, e l'elemento, l'anello fondamentale è la posizione 4 occupata da Rosaria Aiello. Lei che sta giocando molto in quella posizione. Garibotti per Marletta, il tiro e la palla in fondo al sacco, un lungo linea anche morbido, non potente come suo solito, e arriva il pareggio di Catania 6-6. Lasciano troppo spazio a Marletta, che ringrazia e va a trovare una lunga diagonale dietro al braccio di due giocatrici. Non è lo schema dettato da Miceli, che però tira un sospiro di sollievo, ed è la sua vita numerica importante. 6 gol, tutti e 6 dell'equipo Orizzonte sono proprio griffati nel 6 contro 5. Un 60% notevole, ma adesso c'è un altro lungo linea a 22 secondi dalla sirena di fine terzo tempo. Lo firma Sara Centanni con questa palla scagliata a pelo d'acqua che per poco non porta via la testa a Rosaria Aiello. 7-6, nuovamente avanti Padova. Ma che personalità per Sara Centanni, cresciuta tantissimo in questa stagione, ma veramente sta disputando una grandissima finale con grande personalità. E lei a segnare un gol pesante a 10 secondi dal termine. Ora ancora un possesso di Catania, 6 secondi e poi si chiuderà la terza frazione. Intelligente e furba anche la conclusione di Marletta, che ha provato una parabola dalla lunga distanza costringendo Teani alla deviazione. Emmolo il tiro, ma non ha rimesso in gioco la sfera. Esatto, il regolamento prescrive che può andare a tirare ma deve battere. Si è tenuto il pallone in mano nuotando, sono stati chiari i direttori di gara. Intanto si è chiusa la terza frazione nella riunione del campionato, mentre pre-campionato, prima quindi dell'inizio dei campionati maschili e femminili, che non avrebbero dato ovviamente la possibilità di giocare se non il pallone fosse stato rimesso in gioco regolarmente. Sentiamo i tecnici. Quando siamo chiusi tiriamo il braccio in ritardo, a volte ci siamo inventate difese. Magari adesso partiamo anche un po' più aggressivi, anche solo sette, però in modo di essere più aggressive, lavorando sui pali forte. Sì, rimaniamo di là, per bene. E sappiamo chi attaccare, noi che ci allarghiamo tutti, sappiamo chi attaccare, lasciamo la palla in mano a qualcuno. Noi lavoriamo bene sull'uomo in più, lavoriamo bene. Adesso abbiamo fatto dei gol, abbiamo fatto anche cose buone, ma l'uomo in più deve essere un po' più organizzato. Come ho detto prima, ognuna che ha la palla deve attaccare per bene, deve attaccare la porta, o la giochiamo, però senza un passaggio a destra e a sinistra senza senso. Oh, adesso dobbiamo vincere noi però, Adesso dobbiamo vincere noi! Forza! Andiamo! Abbiamo sentito tutte le indicazioni di Stefano Posterivo in questo intervallo. Fra terzo e quarto tempo, le espressioni slow motion di Martina Miceli e dello stesso Stefano Posterivo. Si riparte dal 7-6 per Padova, ultimi 8 minuti per questa Coppa Italia, terzo tempo, un parziale 5-3. Nel tempo della verità Padova ha fatto la voce grossa. Padova è riuscita a cambiare ritmo, ha trovato la quadratura maggiore in fase difensiva. E soprattutto il dato che va sottolineato, sempre andando a leggere le statistiche, è quello delle superiorità numeriche. Però l'Orizzonte è andato a bersaglio soltanto nel 6 contro 5. Mentre, se non erro, sono 3 il gol in parità numerica che Padova è riuscito a segnare
agli avversari, uno in superiorità numerica e due su rigore. Questi sono i numeri, che le statistiche che fotografano questa sfida. Ultimi 8 minuti di gioco, chi saprà stringere i denti e soprattutto saprà meglio sfruttare le occasioni finali riuscirà ad aggiudicarsi quella coppa che Franco Venditti ci ha fatto vedere dalla regia. Arriva per prima Ranale nei confronti di Emmolo, poi guadagna palla Alessia Millo con il Padova Duca che si affaccia per primo nella metà campo avversaria in questo tempo finale. Queirolo, palla nell'angolo, lo difende Centanni, ancora Queirolo, pallone che torna a Sara Centanni, il passaggio per Cocchiere, la sua girata termina sul fondo. Comunque soddisfatto mi sembra a posteriori dell'azione messa in atto dalle sue ragazze. Lungo pallone di Correro per Garibotti che invita l'entrata sia via Cava che Palmieri, prova ad ostacolare Garibotti meggiato. Marletta, pallone giocato corto per via Cava e c'è ancora un'espulsione per Cocchiere. Marletta, Garibotti, palla larga per Riccioli, doppio mancino per l'Orizzonte Catania. Marletta, il tiro, ribatte Teani, poi recupera palla la difesa di Padova con Centanni. 6 su 11 per Catania con l'uomo in più. Questa è una gran parata perché anche il tiro è ravvicinato, tiro neanche a dirlo ancora di Claudia Marletta, si sente molto bene, ora si distende in controfuga, prova ma non trova lo specchio della porta Ranalli. Molto pimpante anche la Pescarese che però questa volta non trova il corridoio giusto. Avanza Riccioli, classe 2000, Emmolo per Marletta, via Cava, distribuisce il pallone ancora alla Mancina, poi al centro, sovrastata Palmieri questa volta dalla marcatura pulita di Millo e Meggiato, perde palla l'Orizzonte Catania e Teani che cerca compagne per il rilancio, trascorsi 10 secondi, nessuna si gira, si lamenta il portiere, la prima a farlo è Meggiato che può avanzare anche in leggera superiorità, scarica su Ranalli al centro, la deviazione e la rete di Alessia Millo, un falco d'aria Alessia Millo che riesce con la punta delle dita a spizzare il pallone, a dirigerlo in porta. 8-6 e primo break di Padova. E ancora nella superiorità numerica il quarto gol che arriva con un uncino, con un arpione è andato a prendersi questo pallone Alessia Millo in una situazione comunque nel triangolo di sinistra di leggero vantaggio che riesce sempre o quasi a portare la squadra patavina per il leggero ritardo di Palmieri e ora è a più 2 il massimo vantaggio per Padova. Dall'inizio del secondo tempo un parziale di 6-3 per la squadra veneta. Garibotti, via Cava, si chiude adesso Padova a Riccio ma dovrà giocare con un uomo in meno ancora per 20 secondi e Centanni a finire nel pozzetto, 12esima chance per Catania. Aiello, oggi in versione perimetrale gran parte della sua attività in acqua. Marletta, il tiro viene murato da Queirolo e Teani, entrambe sulla linea di porta a chiudere la corridoio per il tiro. Guardate quante braccia sono protese sulla conclusione di Marletta, difesa molto accorta, stretta, chiusa, invita l'Orizzonte a tirare ora in controfuga e Queirolo 9-6, questo potrebbe essere un gol pesantissimo, a 5 minuti dal termine potrebbe demolire le certezze e come dire lo spirito di iniziativa del Catania, 9-6, ma soprattutto prendere una controfuga dopo una situazione di superiorità numerica, questo è l'errore grave dell'equipe Orizzonte che non riesce a controllare, era evidente il tiro di Marletta, non sono andate a chiudere le proprie compagne e subisce ancora un gol in parità ed è il quinto del match, un po' troppi.
E ora zona M per Padova. Pallonetto provato adesso dal calottino numero 10, Morena Leone. Palla che rimbalza sopra la traversa. Ranalli prova ad avanzare, la chiude Emmolo, pallone largo sul fronte d'attacco Patavino, Queirolo, ma c'è una subacquea punita, quella di Cent'anni, che ha provato a scavalcare la difesa rosso-azzurra. Garibotti prova adesso a scuotere le compagne, deve arrivare anche da lei, come dire, l'elemento trascinante Emmolo, ma c'è una trattenuta, finisce nel pozzetto Saladario, trattenuta su Palmieri, altro uomo in più per Catania. Aiello, time out di Martina Miceli prima che iniziasse questa superiorità numerica. Intanto Posterivo è stato espulso, quindi senza tecnico e anche senza secondo, espulso in precedenza. Time out della Miceli, andiamo ad ascoltare. Ehi, allora, uno, dove sta Isabella? Uno, due, tre, tiro al volo, palo 6, palo 5, ok? Siamo così, facciamo 3 centrale, c'hai Claudia di qua o c'hai di nuovo Arianna? Se mai la dai in uno e a uno la dà a Arianna 3, ok? Forte, fare! Se c'hai Claudia, se no a uno e uno da 3. Se vuole? Si riparte dunque da qua, dalla superiorità numerica, 4 minuti al termine di questa sfida di Coppa Italia. Garibotti palla in mano, l'uomo in più per Catania, Emmolo, doppio mancino, c'è anche Riccioli in acqua ai 2 metri via Cava e Palmieri. Il tiro di Emmolo, ribatte Teani e dopo il gol di Queirolo questa diventa una parata che ha il sapore quasi di un gol per Padova, che blocca il punteggio sul 9-6. Direi che Teani sta crescendo all'interno del match, ma già ha compiuto diverse belli interventi, ma sta in questi ultimi minuti veramente chiudendo la propria porta. E ora la superiorità numerica per questo intervento scomposto di Marletta. Vediamo, ecco il time out che arriva, chiamato da Carolina Giacon, secondo portiere della formazione veneta. Si lamenta che il cicalino non abbia sortito effetto immediato e adesso sono le ragazze che da sole dovranno, come dire, prendersi la responsabilità. Beh, già vedo la Savioli, sì. C'è Laura Tiani che è il capitano, di solito quando viene espulso il tecnico e anche il vice, quindi non c'è nessuno, diciamo, assistente sul piano vasca, è il capitano a dover chiamare l'interruzione tecnica, lo ha fatto più volte, infatti viene rimesso a 20 secondi rispetto a quando era 18, e comunque le indicazioni invece le dà la giocatrice di movimento, quindi con la maggiore esperienza, e quindi tra Queirolo e le sorelle Savioli dare indicazioni in una opportunità in superiorità numerica che forse, qualora dovesse essere messa a segno, potrebbe dire la parola a fine, anche se mancano 3 minuti e 22 al termine. Indicazioni che arrivano anche da Laura Teani, che di esperienza ne ha da vendere, tra l'altro dal suo punto di osservazione particolare. Privilegiato? Sì, come un portiere possa vedere il movimento delle proprie compagne in acqua. E adesso credo sia tutto pronto, c'è l'arbitro Calabro a contatto con la giuria in questo momento. Palla che viene data a Laura Tiani per ricominciare l'azione. 3:25 da giocare. Ranalli, uomo in più per Padova.
appena la sesta opportunità per la formazione veneta. Queirolo, Ranalli, viene pressata da Aiello e poi fa la spola con Queirolo. Ranalli dalla distanza prova una parabola, pallone sul palo e Centanni era pronta lì a colpire come ieri del resto ha fatto, addirittura sul rimbalzo del portiere da rigore, sulla parata del rigore di Padova. 1-6 con l'uomo in più per Padova, certo un neo per la squadra veneta, anche se sin qui si potrebbe dire non ne ha particolarmente bisogno. Il fallo adesso invece di Aiello in attacco. Pronta. E dalla panchina c'è un'unica parola, tutti, ovviamente tutti e 30 secondi, questo chiedono le compagne di squadra a coloro che sono in acqua. Arriva il pallone al centro, Beduina di Cocchiere che termina sul fondo, ben chiusa oggi il centroboa giovane del Padova, che invece in questa Coppa Italia insomma di danni ne ha fatti diversi alle difese avversarie. Adesso nel pozzetto Ilaria Savioli e soluità numero 14 per Catania. Di contro Padova, seppur avuto solo 6 soluità, ha beneficiato di 3 rigori. Marletta, tiro a rimbalzo sull'acqua e la palla finisce in porta, 9-7, torna a far gol l'Orizzonte Catania dopo diversi minuti di digiuno e lo fa sempre con l'uomo in più, sempre con Claudia Marletta. Aveva realizzato il gol del 6-6, questa volta tira a rimbalzo sull'acqua quasi in maniera frontale al Laura Teani, portiere della nazionale a Rio, medaglia d'argento al collo in pari della sua dirimpettaia. Ma Marletta ha il braccio caldo, terzo gol tutti e 3 in superiorità numerica, 2 gol e 2 minuti al termine. Abbiamo visto i tecnici di Padova entrambi espulsi, appoggiati alla ringhiera ad osservare questo finale di gara che li vede in questo momento impotenti, non potendo incidere nelle scelte tattiche della propria formazione. Ma Padova può giocare con l'uomo in più fuori Garibotti, palla scambiata tra Ranalli e Centanni, Meggiato, ancora Ranalli, Meggiato chiama l'azione Centanni, ma il pallone ancora sul perimetro, Ranalli che prende in contropiede Gorlero ed è la rete del 10-7 ed è la rete ad un minuto dal termine che consegna probabilmente la Coppa Italia 2020 al plebiscito Padova. Ma che freddezza davvero per Chiara Ranalli, che dall'esterno a 2 secondi dal termine, quindi giocando al limite proprio del possesso, è andata ad aspettare il movimento di Gorlero, che secondo me ha anticipato un po' troppo questa lunga diagonale, e questo può essere il gol, anzi direi è il gol della certezza. Emmolo prova l'arrembaggio finale Padova, ma si va ovviamente a fare sportellate, espulsa Centanni per questa entrata un po' aggressiva nei confronti di Garibotti. Le finte di Garibotti, il pallone per Viacava, la palla in fondo al sacco, 10-8, 2 gol di scarto a 59 secondi dal termine. Solo un miracolo sportivo potrebbe rimettere in sella Catania in questo finale di tempo con 59 secondi, con un 8-15 in superiorità numerica, una ottima percentuale, ma c'è da dire solo però con l'uomo in più Catania ha saputo far male a Padova. Beh, la partita perfetta, l'allenatore lo vuole proprio con questi dati, ovvero lasciare segnare l'avversario soltanto in superiorità numerica, quello che finora ha fatto proprio la squadra patavina, che ora subisce un po' il pressing delle avversarie. Il tempo è dalla propria e c'è il fallo prolungato, ma era dall'esterno, l'impeding di Claudio Marletta, e quindi altri 20 secondi tutti a vantaggio di colei della squadra che porta 2 reti tra sé e le avversarie. Centanni recuperare il passaggio all'indietro un po' sporco di Queirolo, che riceve nuovamente il pallone, terminano i 30 secondi, ne mancano 20 al termine della partita. Proverà il tutto per tutto ovviamente, almeno per accorciare al minimo le distanze
Catania in questo finale di match, ma difficoltà anche a raggiungere però la zona di tiro con Aiello fermata da Ranalli, il pressing patavino asfissiante, pallone per Emmolo, si deve difendere da Millo, prova una girata abbastanza morbida e debole e finisce così con Padova che conquista la sua terza Coppa Italia 2015, 2017 e 2020. Siamo nel 2019, si potrebbe dire che vince solo negli anni dispari, ma questa è una coppa, quella del 2020, ed è la terza Coppa Italia vinta dalla squadra di Stefano Posterivo, della famiglia Barzon, della famiglia Barbiero, che dunque riporta in Veneto il titolo a distanza di 3 anni dal successo che Padova ebbe nei confronti di Messina, 14-5 all'epoca, oggi 10-8 nel confronto con Catania. E direi che è una squadra che ha saputo soffrire soprattutto nei primi due tempi, parziali di 3-0 dopo quasi 16 minuti di gioco, meglio dopo 14 minuti di gioco, erano in vantaggio per 3-0 ed erano padrone del match le ragazze di Martina Miceli. Poi quelle due reti, Dario e Centanni in parità numerica in poco più di 1:30 a cambiare il volto a questa sfida, dopo che comunque era riuscita col gol di Ioannu a ritornare in una doppia situazione di vantaggio la squadra catanese, che però si è persa nella parte proprio centrale, perdendo un po' di quella lucidità, di quella freschezza che l'aveva contraddistinta all'inizio. Onore al merito alla squadra di Padova che nella sofferenza è venuta fuori nel momento forse migliore. Questo momento di Catania tutto intorno a Martina Miceli, ovviamente questo è anche il momento della, come dire, breve analisi a caldo che ogni tecnico fa con la propria squadra, sia vittoria che sia sconfitta, è il momento per subito gettare le basi per quella che sarà poi la ripartenza futura. Festa intanto invece in casa Padova per questo successo, un successo fondamentale per Padova che lo scorso anno era rimasta a bocca asciutta su ogni fronte, Coppa Italia, la Sisse Roma, campionato all'Orizzonte Catania. Padova che arrivava invece da una striscia vincente di 4 campionati e 2 Coppa Italia, che in qualche modo avevano ovviamente addolcito per tanto tempo e fatto abituare queste ragazze a un successo continuo.